In uno dei poemi, anzi nel più importante poema del contemporaneo, vi sono alcuni canti che riprendono motivi, temi dell'Eneide. Mi riferisco ai Cantos di Pound. E in uno di questi, nell'81esimo, leggiamo queste parole. Ma aver fatto invece di non fare, questa non è vanità. Qui l'errore sta tutto in ciò che non è stato fatto. Tutto l'errore sta nella diffidenza, nella mancanza di fede che fa vacillare, che ha fatto vacillare. Ecco, questo per Pound era il timbro dell'Eneide, l'inesorabilità del fare, il dover fare, che è più originario e più fondamentale di ogni fare qualcosa, è il fare in quanto tale. E il fare in quanto tale è inesorabilmente connesso alla cura, al labor, a queste che sono le parole chiave di Virgilio. Anzi, al improbus labor, quel labor che non è solo sofferenza, fatica che supera ogni misura quasi, no? Improbus labor, che è anche affanno, cura, ma è anche prendersi cura, è anche assumere la cura, farla propria, e che corrisponde nella sua profondità a questo labor. Mai dimenticarsi che labor è lapsus sum, questo senso anche di caduta che è nel labor. E tanto profonda, è la cura, è l'affanno che questo prendersi cura comporta, quanto è profonda la nostra egestas, la nostra miseria. Questa miseria è ciò che l'uomo deve affrontare facendo. E questa non è vanità, tutto il resto è vanità, tutto il resto è errore, tutto il resto è la mancanza di fede, la diffidence, che ci ha fatto vacillare. Ma ancora più radicalmente, ogni nostro fare nell'Eneide, in Virgilio, per quanto mosso ad un fine, no? Perché tutto il fare di Enea è giustificato come sappiamo, per il suo telos, per il suo fine. Tutta la vicenda di Enea appare appunto giustificata esclusivamente dal suo telos, come dice Traina molto bene in un suo commento al XII dell'Eneide. Ecco, ogni nostro fare è anche e sempre, questo è il timbro fondamentale dell'Eneide, non solo giustificato dal suo fine, ma ciò che lo rende, se volete, tristis, è il suo essere sempre e comunque già gettato. Ogni nostra decisione è come già decisa. Questa è la visione tragica della libertà umana che domina nell'Eneide. Cosa c'è tra Omero e Virgilio? Ma è evidente cosa c'è tra Omero e Virgilio. Ci sono i tragici greci tra Omero e Virgilio, che rendono assolutamente, secondo me, incomparabile i due poeti, per così dire. Ma l'eroe non è gettato, appunto, la tragedia, come un dado. È gettato in quanto pius, questo è il senso radicale della pietas. Il senso radicale della pietas, di questa intraducibile parola romana, straordinaria nella sua polisemia e sostanzialmente intraducibile. Cosa vuol dire pietas? In chi? Nel padre, in patrem, in penatos, in deos? Questa straordinaria complessità della pietas, il suo significato, direi, filosofico fondamentale sta in questo. Pius è chi riconosce che la propria libertà è gettata, ma non come un dado, perché appunto vi è il riconoscimento di questa gettatezza della nostra libertà, della nostra volontà libera. E la pietas è il riconoscimento di questo originario ontologico collegamento con un presupposto,
questo essere legati ad un presupposto, ad un qualcosa che noi non abbiamo fatto, né abbiamo voluto, né potremmo mai fare o volere. La pietas è il riconoscimento di questo, in qualche modo, essere già stati nelle nostre decisioni, essere già decisi del nostro deciderci. Questo è il timbro fondamentale della pietas, la relazione con l'altro, con un presupposto, questa è la pietas. Ma appunto è pius enea, e non lo sarebbe altrimenti, perché non subisce soltanto questo essere gettato, questo essere deciso, non lo subisce. È evidente nel grandissimo discorso di Enea a Didone nel sesto libro che abbiamo appena ascoltato, letto da ciechi. Enea non si dissocia mai dal suo destino, guai a cadere in questo equivoco. Non si dissocia mai dal suo destino, il suo destino non è ciò che avrebbe voluto, in vitus, eccetera, ma è ciò che ora vuole, che ha fatto suo abbandonando Didone. È convinto Enea della necessità del suo agire e non lo scarica su nessun altro, non incolpa altri del suo agire. Attenzione, dice in vitus, non sponte, inseguo questa patria che non so, che non conosco, ma non scarica mai su altri la sua responsabilità, la assume. Nulla fa, forse possiamo dire così, nulla fa di ciò che vuole, ma ciò che fa lo vuole. Lo vuole. Il destino che lo colpisce lo fa proprio, lo trasforma in un suo carattere, in un suo destino. È un destino che lo fa lacrimare, ma che non maledice mai. Un destino che lo colpisce, ma che non subisce mai passivamente. Un destino che è costituito per lui da casi iniqui, concussus, caso iniquo, colpito da un caso iniquo, tradurlo ingiusto, ma neanche giusto, che non ha... Per cui non vi è contrappeso quasi, che non è un caso che non può essere contraccambiato da nulla, che colpisce e basta. Ma anche in questo iniquus non può sentirsi nessun eco così di scarica barile, no? Come se si sentisse vittima, non si sente vittima Enea. Non si sente vittima Enea. Ciò che fa lo vuole, anche se non fa ciò che vuole. È il suo amo. Infatti il gioco di contrapposizione tra l'amore suo per Didone e l'amore suo per Enea, a quel punto lui dice con chiarezza che il suo amore, improbus certo, duro da sopportare, un labor, anche l'amore un labor, ma il suo amor ora è quello, raggiungere l'Italia. Ed è un amore intrattabile che lo assale, che non ha voluto, che non ha progettato, ma che ora è divenuto carne, sangue del suo esserci, che domina tutti i suoi nervi e la sua mente, la mente di Enea in quel passo stupendo che fissa quell'amore, la mente, dice Virgilio, la mente di Enea è fissa all'amore, raggiungere l'Italia. La mente sta immota, fissa a quel fine, mentre le lacrime si spandono in Anes. Piange Enea. Quel destino lo fa lacrimare, ma la mente sua sta immota, mentre si spandono in Anes le lacrime. Nessuna quindi indifferenza, nessuna apatia, no? Ma proprio per questo ancora più tremendo è la sua responsabilità. Questo è Enea, colui che risponde al fato, non che lo subisce, è responsabile del proprio fatto. Ma in un termine lo affronta, lo riconosce, lo agisce il suo fatto, ma in termini che secondo me hanno
se ne ascoltiamo il timbro al di là della lettera, lo spirito al di là della lettera, hanno secondo me assai poco a che fare con lo stoicismo. Perché? Perché qui non vi è nessun disprezzo dei sentimenti umani. Cioè Enea non guarda mai dall'alto, appunto, la passione, le sue e quelle degli altri. C'è dentro. Quelle passioni lo fanno lacrimare, mica le supera. La mente rimane immota, ma le lacrime si spargono, scendono. Non c'è nessuna atarassia, non c'è nessuna apatia, non c'è nessun insegnamento. Lo stoico insegna come raggiungere queste condizioni. Enea non insegna mai come raggiungere queste condizioni, insegna come agire il destino verso un telos, verso un fine. Quindi un timbro assolutamente peculiare dello stoicismo, se volete. Un timbro davvero romano, è una saggezza tutta risolta nell'agire e nella più dolorosa consapevolezza, appunto, del carattere, ripeto, gettato che ha il nostro agire. Ma nessuna pace, neanche pace interiore, viene dal seguire il destino. L'amor fati, no, non c'è amor fati, c'è un andare ai ferri corti col fatto, un agirlo, un riconoscerlo, certo, nella sua, diciamo, improbità o iniquità, dal punto di vista che prima cercavo di spiegare, ma nessuna pace, nessuna pace. Forte, sì, ma sine felicitate, come è evidente nel discorso, nel breviloquio. Come diventare Dio? E da lui può imparare, appunto, come diventare vir, non come essere fortunati, ma essere virtuosi, essere uomini, essere viri, non comporta, appunto, alcuna pace, alcuna tarassia, alcuna apatia, e guai, si diventerebbe empi se comportasse una sorta di contemptus, di disprezzo, di guardare con alterigia le passioni altrui come qualcosa che noi abbiamo superato. Non c'è nulla di questi atteggiamenti superbi che erano propri dello stoicismo e che gli autori poi cristiani condanneranno nello stoicismo, no? La superbia stoica. Non vi è alcun tratto di superbia, di hybris, hyper in Enea. E quindi deve correre al suo fine, un fine che lui, vincitore, non vedrà. Lo vedrà qualcuno, forse i figli. Comunque l'epos virgiliano sta tutto nella impossibilità, su questo si insiste, no? Nella impossibilità di componere curas, metterli insieme, giungere ad una sintesi, ad una conciliazione, ad una armonia. Forse, dice Enea, forse soltanto se fossi restato lì a Troia sarei riuscito a comporre gli affanni, ma restare per l'uomo è impossibile, l'uomo non può restare, è libero solo di andare, navighi, gli dice Giove, navighi, questo è l'annuncio, il nuntius. Restare impossibile, non può l'uomo restare, libero tra virgolette, nel senso che ho spiegato all'inizio, solo di andare, di seguire il suo, ciò che a lui è stato detto, il suo fatum, per seguire il suo fine. Attenzione, un fine che fugge, questo è molto bello secondo me, perché Italiam come l'aggettiva, fugentem. L'Italia, il fine, non è una terra che sta lì ferma, è una terra che fugge, Italiam fugentem. Lui insegue una patria che fugge. Il suo fine gli sfugge sempre, ma anche il suo fine proprio, il suo telos, l'Italia è qualcosa che è detto da Virgilio fugentem, fuggitivo. Anche il fine nell'Eneide sembra non poter stare. Anche il fine. E la nostra... il desiderio, la cupidità, la cupido dell'anima umana, d'ira, dura, selvaggia quasi, no? Che cerca sempre questo fine che gli fugge. Viene in mente, appunto, la straordinaria
la straordinaria conclusione del viaggio, della visita all'Ade di Enea, no? Dove vede appunto le anime che si rituffano nel mondo, dice e interroga il padre, ma da cosa sono mosse? Da quale dira Cupido? Qual è il desiderio, la volontà così selvaggia, così crudele, che costringe le anime a tornare sempre, a reincarnarsi sempre? In Enea c'è questa nostalgia di un sottrarsi a questo destino di incarnazione e reincarnazione. Questo certo c'è in Enea, questa nostalgia, no? Questa nostalgia di un sottrarsi al ciclo delle reincarnazioni, al cyclos tes geneseos, come diranno i neoplatonici. E vi sono almeno secondo me in Virgilio, mi perdoneranno i latinisti che mi ascoltano, ma io ne sono certissimo, chissà da dove e da come, ma almeno altrettanti elementi pitagorico-neoplatonici che stoici, anche nella figura di Enea. Quindi, insomma, dover procedere verso un fine che fugge. Se noi vediamo anche la profezia, se noi leggiamo sotto questo aspetto anche la grande profezia, no? Dell'imperium che concluderà l'avventura di Roma, possiamo leggerla anche da questo punto di vista, non in chiave trionfalistica, imperium sine fine, che è profetizzato per Enea e la sua schiatta e la sua gente. Quel sine fine non è un po' proprio come Italiam fugentem, un impero che non arriverà mai a definirsi, a contenersi, che non sarà mai contento, Anche nel destino di Roma vi è questo sine fine, questo inseguire un confine che sempre sfugge, Roma mobilis. In Virgilio già c'è in fondo quest'idea, no? Proprio di una Roma mobilis, che di una continua translazio dei confini dell'impero, imperium sine fine. Perché non ascoltare anche questo timbro drammatico, tragico, e non invece il trionfalismo un po' da arte pompiere, no? che alcuni insistono nel sentire in certi passi di questo straordinario padre dell'Occidente. In questo andare, ecco la sfida più penosa, come è già stato ricordato, come avete sentito, soprattutto dalle prime letture, la guerra. E qui davvero è difficile non attualizzare Virgilio, tra virgolette, e non leggerlo in una chiave anche di filosofia politica molto vicina. Certo, la guerra è necessaria, ma io credo che non possa esistere visione più disincantata di quella virgiliana della guerra. Nessun tributo al mito della guerra. È impressionante questo. In un poema come Virgilio, che dovrebbe celebrare il trionfo appunto di un genos, di una stirpe, guerriera anche, di un vittorioso, invece nessun tributo, nessuna consolazione utopistico-irenistica, ma neanche nessuna ideologia della guerra, nessuna ideologia dello justum bellum, non c'è una volta in Virgilio, questo ricordiamocelo. In Virgilio non c'è una volta bellum aggettivato con justum. Noi ci riempiamo la bocca dalla mattina alla sera di giusta guerra. In Virgilio non esiste il concetto di giusta guerra. Mai justum, mai pium, mai felix la guerra. Veramente per Virgilio bellum abeluis dicitur. O come diceva Servio, come lucus a non lucendo, bellum a nulla re bella, dici tu. Semplicemente, con grande semplicità, con disincanto, con occhio sgombro, anche quando si piange, Virgilio ci dice che guerra è il labor più improbus e che sta nel perseguire il fato, ma che è scellerato, insane, orrendo, aspro, crudele, triste, che insomma il bellum appartiene completamente alla sfera del nefas, nefandum, bellum, nefandum, non justum.
nulla di originario, che è padre di tutte le cose, nulla di originario e neppure il fines, è qui nel nostro tristissimo seculum, è nel segno del nostro appunto navigare. Ma come potrebbe apparire vincitore uno che affronta la guerra secondo questo spirito? Secondo questo spirito, per questo è detto tristis. Non solo perché non dimentica mai di essere lui il vinto di Troia, colui che è fuggito dall'Asia, che è stato cacciato dall'Asia, iactatus. Non solo perché non può reprimere nel cuore l'alto dolore di questo essere stato vinto, essere stato gettato via, iactatus, spazzato via. Non solo per questo, ma appunto perché egli affronta la guerra, egli è un guerriero, qui sì, del tutto in vitus, qui si trova proprio il carattere più profondo dell'essere, dell'affrontare questo labor non sponte, in vitus. E quindi mai potrà insuperbire Enea, mai peccare di hybris in questo senso. E proprio in questo io vedrei il suo carattere, quello che Macrobio no, chiamava Virgilio, ricordate, qualcuno ricorderà, Pontifex Maximus, il suo carattere pontificale o anche sacerdotale di Virgilio, su cui tanto insistono i commentatori sia antichi che medievali. Qui proprio, no? in questo gettare questo arditissimo e quasi paradossale ponte attraverso gli orrori della guerra, il nefandum della guerra, il sacrilegio della guerra, gettarlo appunto tra questo ponte verso il fine, verso quel telos che deve essere imponere pacis morem, arrivare ad un fine che è di pace, dove i superbi vengano debellati e coloro che appunto chiedono pietà risparmiati. Ma anche qui possiamo già dirlo fin d'ora, come tenere insieme le due cose oggi, ora, nella guerra che siamo chiamati a compiere per raggiungere il fine? Come tenere insieme queste due voci che risuonano armoniche in un fine che Enea e il poeta non vedono? Cioè, come debellare i superbi e risparmiare coloro che chiedono, che si sottomettono, che chiedono pietà? Come tenerli insieme nella guerra? Da qui, vedete, la grande formula, parcere subiectis, appunto, debellare superbos, come getta la sua ombra proprio su quel finale su cui ora verremo, il finale tragico dell'Eneide, quello appunto del duello tra Enea e Turno. Questo rende Enea proprio sommamente triste, vedete. Questo rende il suo itinerario un vero calvario. Il fatto che gettare il ponte, essere pontefice verso Roma e verso appunto il trionfo di Roma, i trionfi futuri di Roma, sia per gettare questo ponte, per svolgere questa opera appunto quasi da pontefice, nel senso letterale del termine, sia ancora necessario mantenere i tratti del bellum, della violenza. Non solo del bellum e della violenza, ma anche della necessaria vendetta, come è evidente appunto nell'episodio finale del duello con Turno. Ecco, Enea rimane confitto nella catena apparentemente inesorabile di delitto e vendetta, non può uscirne. Alla girar, se volete, insomma, il nesso sacro violenza è avvertito da Enea come nefandum, già avvertito da Enea come nefandum, eppure come qualcosa di inoltrepassabile, di necessario. E soprattutto questo lo vedete in alcuni tratti che rendono particolarmente appunto nefandum il bellum. Tutta la guerra è sempre, appartiene alla sfera del nefas, l'abbiamo già detto, ma per alcuni caratteri in particolare, o meglio alcuni caratteri della guerra lo mostrano
con particolare, direi, violenza. E quali sono questi caratteri? Uno, che è stato messo bene in evidenza da Giancotti, che ha dato il titolo a questo nostro colloquio, che sono anzitutto i fanciulli a morire, i pueri. La straordinaria pietas con cui Virgilio si rivolge al destino dei fanciulli che vanno a morire. La morte anzitempo, morte innaturale, veramente iniqua. Qui gli orrida belli fata si rivelano in pieno, no? La vita del giovane se ne va indignata, lamentandosi, fugge sub umbras, si oscura, sdegnata di essere stata così violentata in questa vita, senza aver ricevuto ciò che le spetta, iniqua, appunto. Tutti i giovani se ne vanno così, accomunati da tale atroce destino. La loro vita, di tutti i giovani, se ne va indignata. E questo è il tratto che rende, secondo me, più atrocemente il nefandum del bellum per Virgilio. E Edea lo vede negli occhi, lui, uomo, vir, lui, vir, non puer, che è costretto orrendamente a uccidere pueri. Questo è qui raggiunge Enea, raggiunge il culmine della sua tristizia, della sua, io tradurrei tristis, amaro, della sua amarezza. Mangia amaro Enea, divora amaro. E al destino dei pueri, subito dopo, in questa quasi gerarchia, al destino dei pueri si accompagna quello delle donne. È una pietà tutta tragica, da Euripide, quella di Virgilio nei confronti della donna. Soffrono il fato ancora più crudelmente dei pueri sotto certi aspetti. Perché? Perché le donne, a differenza dei pueri, che veramente patiscono il fatum, orrenda belli fata, le donne invece, ecco, si ribellano. E questo è straordinario, no? Si ribellano al fato. E in questo non sono viri. Perché la virtus consiste, l'abbiamo visto, nel far proprio il fato. Mentre vi è un'altra virtus, che però non possiamo chiamare virtus, potremmo chiamarla mugliertus forse, che consiste nel ribellarsi al fato, nel respingerlo, nell'unico modo che pare possibile per respingere il fato, cioè ammazzandosi. Le donne lo contraddicono così, Didone, amata. Ma forse anche una figura che secondo me non è mai stata compresa, insomma è una cosa su cui fare un poema a parte, il silenzio sublime di Lavinia, vi siete mai interrogati su questa figura, sballottata da uomo a uomo? E forse la figura nel suo silenzio, proprio un silenzio che... È il silenzio di Niobe trasformato in pietra, è il silenzio di una che soffre talmente da non poter neanche più dire. La madre gli muore, il padre ammazzato, e la madre si ammazza, il padre deve lasciare di fatto il regno, la guerra, lo sterminio, intorno a lei, sbattuta da uomo a uomo. Parlano di lei e lei non parla. Che pensa, che vuole, chi ama? La donna proprio sballottata ferocemente tra uomo e uomo, nel bellum che è dell'uomo. Ecco, vi è questa virtus, questa arete, diciamole in greco, che forse, ecco, virtus, della donna, che è straordinaria nell'Eneide. E solo le donne, per questo, dalla loro altezza, possono dire empio Enea, perché Enea nell'Eneide gli danno del empio. Non è vero che Enea appare soltanto pius, Didone parla dell'impietas di Enea. Dunque vedete, certo, è, possiamo dire, sacerdote, cioè colui che fa sacro, che fa cose sacre, che compie qualcosa di sacro, è, possiamo dire, pontefice massimo Enea, anche quando fa il guerriero, quasi come le due
funzioni fondamentali indoeuropee, no, di Mesil fossero abbinate in lui, ma appunto in lui non si possono comporre queste cure, nessuna armonia. Sempre esse invece sono quasi sul punto di dissolversi, di dissociarsi, di diventare un doppio e basta. Quid agam, continua a ripetersi Enea, che fare? Mai una sintesi. Certo, Enea cerca, direi disperatamente, di attrarre la sacrilega guerra nel dominio del Fas. Questo Enea lo fa. E lo fa attraverso un mezzo che, una dimensione che Virgilio tratta da grande competente, anche di diritto. Macrobio, di nuovo, che parla appunto della grande saggezza di Virgilio in tutti i campi, nel diritto, nella religione, nel culto, nelle liturgie, eccetera. Anche qui, qual è la dimensione attraverso la quale disperatamente Enea cerca di far entrare il nefandum della guerra nel dominio del Fas? L'idea di Fedus, no? Che ha un rilievo enorme, di patto, di accordo, che ha un rilievo enorme, ma del Fedus che deve essere detto come si deve, deve essere concepito, no? Secondo il rito, con assoluta precisione. Il Fedus cerca disperatamente Enea con i latini e con le altre popolazioni, no? Il Fedus, Federa, vuole stringere. Il Fedus gli sembra l'unico modo per poter riuscire a venire a capo in qualche modo degli orrori della guerra. Nel Fedus che venga sancito appunto secondo la formula, secondo il rito. Lui dice, e questo anche è stupendo, no? Che se i due popoli in guerra, oggi nemici, riescono a raggiungere, a fondare un Fedus, allora coloro che si sono scontrati potranno alla fine essere entrambi invicti. Attraverso il Fedus si compie questa trasmutazione della guerra, per cui la guerra non avrà più vinto e vincitore se si conclude con un Fedus stabilito secondo il diritto, stabilito secondo il rito, stabilito secondo appunto la giusta tradizione, concepito. Se il dissidio si comporrà così, entrambe le genti saranno invicte, ambo invicte. Più pontefice di così, più far ponte di così, ma alla fine, ecco il grande realismo di Virgilio, che conclude col dodicesimo libro, grande libro, come finalmente Traina e altri ci hanno fatto capire, ma alla fine ogni Fedus può essere spezzato. Non si arriverà mai a stabilire un Fedus semplicemente a tavolino. Ecco. Non si arriverà mai a concepire un Fedus che elimini la navigazione della guerra. Ogni Fedus è debole, è artificio, può essere spezzato in ogni momento e tornare ad imporsi la guerra. E allora se è così, se la soluzione del Fedus è risultata impossibile, allora sarà necessario andare alla guerra fervidus, come dice, come ci va Enea, quando il patto viene meno. Bisogna affrontarla allora decisi, vincere ogni tentazione di fuga, di arresto, come per farla finire presto. È con questo spirito che lei affronta nel dodicesimo libro le ultime battaglie. Va fervidus alla guerra, corre alle armi, letus addirittura. E addirittura letus, letizia exultans, dice nel dodicesimo, balza verso la guerra. Si decida finalmente. Ed è un momento in cui non è tristis, pur andando in guerra, è letus. Balza fuori da leone Enea. Avidus pugne, perché è impaziente di finirla. E qui davvero il Dio, come
come nell'episodio di Gidone, il Dio gli chiude l'ascolto, non ascolta più, arde, il nemico pectore, arde, rifiuta anche i supplici, e come la mettiamo con il fine di Roma? Non debella più soltanto i superbi, ma stermina anche i supplici. Peggio, diventa addirittura sarcastico, li deride, quando macella i fratelli Lucagus e Liger, Sevus, crudele, glielo dice Virgilio. Li prende in giro prima di macellarli i due fratelli. E tuttavia scoppia in pianto di fronte alla sua stessa strage, al puer che lui vir deve uccidere, Lauso. Lo piange come piangerà Pallante. Per questo non avrebbe voluto venire, per essere Sevus, avidus pugne, letus, letizia exultans nel balzare contro il nemico, inimico pectore. Qui davvero capisce che non avrebbe voluto venire, sed et non venisse volent, e vorranno non essere arrivati, e vorranno non essere giunti al loro fine, come era stato profetizzato ai troiani. Uno spettacolo quindi veramente orrendo alla fine, anche perché, e questo è un altro elemento che forse non è stato visto, anche perché abbiamo quasi alla fine questa, alla fine gli dei si ritirano, se ne vanno, e il finale è tutto in terra, proprio stramazzato al suolo il finale. Ormai spes sibi quisque, ognuno è speranza a se stesso, gli dei si ritirano, disertano la guerra gli dei, si trasformano in spettatori e basta. Enea deve condurre pienamente responsabile a questo punto, deve condurre a termine il suo opus, il suo labor. E lo conduce a termine col suo gesto ultimo, definitivo, tremendo, su cui si chiude il poema. E non potrebbe chiudersi con parole che maggiormente ne esprimono questo senso che ho cercato di dirvi, là. Il tentennamento, la cunctatio di Enea, che appunto, come Dionigi prima diceva, non ha paragoni nella letteratura epica, questo fermarsi un momento, questo arresto. Erano pietosi gli antichi commentatori, dicevano, Enea dimostra la propria pietas sia nel gesto di momentaneo arresto, sia poi nel trafiggere, nel ammazzare anche Turno. Per l'indugio manifesta pietas, ma manifesta pietas anche per l'uccisione, poiché in tal modo egli obbedisce alla promessa fatta a Evandro di vendicare Pallante. Quindi sempre pius, sia quando tentenna, sia quando esegue la strage. Ma proprio ciò è tristis, no? Questo dover vendicare. Questo insuperabile destino di dover vendicare, di dover non ascoltare quella voce che parlava nell'indugio e che chiedeva che cosa? Che chiedeva di spezzare la catena della vendetta, di non sacrificare un puer ancora, di non macchiarsi di tale colpa, di tale inevitabile colpa. E qui Enea davvero, nel prestare ascolto a questa voce che non capisce forse da dove provenga, no? Questa voce che gli dice qui in questo orrore della guerra, forse è possibile spezzare la catena. Nell'ascoltare questa voce io credo che veramente sia giusto quello che diceva un grande e ormai quasi dimenticato commentatore e amante di Virgilio, Hecker, un filosofo tedesco, importantissimo anche per la morte di Virgilio, di Hermann Brock, il grande romanzo di Brock, che parlava che qui Enea è davvero, nell'ascoltare questo appello di questa voce per lui misteriosa che chiede di spezzare la catena della vendetta, è davvero un adventische Heide, un pagano dell'avvento, un pagano che sente avvenire qualcosa.
io credo che non vadano affatto disprezzate, appunto, questo punto di vista, virgolette, cristiano su Virgilio, no, non l'ha affatto disprezzato. Virgilio vive già la grande crisi, no, religiosa, culturale, filosofica, che dominerà poi l'impero successivo, la preavverte, la prefigura, e soprattutto appunto nella figura di Enea. Quindi vedete, certamente non avrebbe potuto l'Eneide concludersi con un'apoteosi di Enea, all'Ovidio, no? Il posto di Enea non è in cielo, è davvero civis di questa città, ma sente anche di questa città un futuro, un avvenire, un possibile avvenire, anche se sa che questo avvenire non potrà appartenergli, perché lui deve combattere e sta nel combattimento fino alla fine, fino all'ultima parola, e anzi nel più orrendo dei combattimenti fino all'ultima parola. Però avverte questo possibile futuro, no? Questa civitas futura, questa possibilità di essere cives futuri, e non soltanto i cittadini costretti appunto a terra a questa oscillazione tremenda, no? di pace, fedus, guerra. Ecco, lui sente invece l'incomponibile, già questo è essere un adventischer Heide, un pagano dell'avvento, no? Già questo, sentire l'incomponibile, non fingere facili armonie, sentire il dissidio, vera pietas e vera guerra, questa è la dissonanza nel suo cuore, desiderio di dimenticare il proprio fato e la presenza assillante e accolta di questo fato. Sempre in fuga per mare, anche questo è molto bello, no? Sempre in fuga per mare e sempre rivolto ad una città di terra, cioè questa nostalgia di terra in Enea, ed è sempre per mare, è terraneo il nomos di Enea, è proprio il completo alter dell'Ulisse dantesco, eh? E infatti nell'immaginario dantesco proprio l'Enea e Virgiliano e l'Ulisse sono proprio i due poli della filosofia, potrei dire, no? Dell'etica dantesca. È dominato dalla nostalgia per Ilio, questa nostalgia forse è la sua nota più dolente, ma è sempre rivolto ad una città che, attenzione, anche questo va sottolineato, non sarà Ilio rediviva, no, lo sentivamo prima anche dalla lettura, non sarà Ilio rediviva. Roma non è Troia di nuovo. È fondamentale per capire questo l'episodio di Eleno. Lì vi è solo restaurazione nostalgica, ma sono in quella pagina quasi surrealista, no? Ma sono ombre, sono morti in fondo. Lì è un prologo alla discesa all'Ade. Roma è Novitas. La guerra, la stessa guerra, è già la guerra. È vista così da Virgilio, è già un provvidenziale confondersi di popoli, razze, costumi, da cui Roma? Latini, etruschi, troiani, e il nome non sarà Ilio, sarà appunto Roma, e la lingua non sarà quella di Ilio, ma sarà quella dei latini sconfitti. Anche per questo Victor Tristis Enea, perché la sua nostalgia più forte, più dolente, Ilio, essere rimasti lì accanto a quelle rovine, averle potute ricostruire lì com'erano, è una nostalgia, una utopia, potremmo dire addirittura regressiva, che Enea guarda proprio come qualcosa di morto, quando visita appunto la vera Ilio rediviva, che è un paese spettrale, che sono ombre, che è follia. Ma egli Troia avrebbe voluto, e non l'ha. Di Troia aveva nostalgia, ma il suo fine non ricompone affatto l'origine, componere curas. Impossibile. Il fine non ricompone affatto l'origine. La storia europea nasce qui. Il fine è sine fine. Tempo infinito. Tempo infinito. Anche da questo punto l'abissale differenza tra questa concezione del tempo della storia che si apre con Virgilio e quella dell'epos, l'abissale differenza tra
l'Enea virgiliano e l'Ulisse omerico. Grazie.